In evidenza questa settimana, Fisco continua la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare proposta dalla CISL. Solidarietà, le attività di volontariato dell'ISCOS CISL a favore delle persone in difficoltà. Spazi occupati, una guida pratica per chi cerca lavoro in Emilia-Romagna. La CISL sta raccogliendo le firme per una legge che dia 1.000 euro l'anno di bonus fiscale a pensionati e a lavoratori che dichiarano redditi fino a 40.000 euro. Lei firmerebbe? Sì che sono d'accordo, certo, la firmerei, certo. Io direi di sì, direi qualunque cosa aiuti i pensionati, penso che sia da favorire. Io per esempio prendo 500 euro di pensione, quindi perciò mi sarebbe bene a me. Capito? Pensionati e incapienti sì, ma agli altri no. Si potrebbe fare anche perché i politici ormai hanno più e più e più soldi. Quelli che ci rimettono purtroppo sono le persone che non hanno un lavoro o le persone anziane che purtroppo hanno una pensione bassissima. Sì, assolutamente sì. È una piccola mollica, però intanto si inizia da quello. Sì, certamente sì. Sì, volentieri. Sì. Sì, anche perché è una cosa giusta, soprattutto per i pensionati. Pensionati che hanno un reddito molto basso. Sì, volentieri. La nostra è una proposta di legge completa. Vi chiederete dove sono le coperture finanziarie? Prima di tutto lotta all'evasione, una vera lotta all'evasione che possa mettere in conto di recuperare soldi dagli evasori e darli a quelli che le tasse le pagano. Secondo luogo, li possiamo chiamare ricchi, c'è un 4% di persone nel nostro paese che possono pagare qualcosina in più dei loro patrimoni. Terza cosa, c'è un monte di 10 miliardi per la legge del bonus fatta da Renzi, quei 10 miliardi da mettere chiaramente a finanziamento di questa legge popolare. Dopo 7 anni di crisi, le promesse non bastano più. Per alzare i salari e le pensioni, vieni a firmare in tutte le città italiane la legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un bonus fiscale di 1.000 euro all'anno in più per i lavoratori dipendenti autonomi, i giovani collaboratori, i pensionati. Zero tasse sulla prima casa, un nuovo assegno familiare, più servizi per chi ne ha bisogno. Firmiamo la crescita per un fisco più equo e giusto. Firma anche tu per cambiare il paese. Istruzione e formazione. Fabbrica di futuro per il paese. Un servizio che mette al centro la persona, promuovendo crescita culturale, economica, civile e sociale. Competenze, passione, impegno, da riconoscere e valorizzare. La CISL Scuola lavora per questo, ogni giorno, insieme a te, per te. Liberare energie. La buona scuola per rilanciare il paese. Biglietto aereo, il prezzo. Il prezzo di un biglietto aereo si compone di diversi costi, oltre alla tariffa vera e propria relativa al servizio di trasporto. Quando si acquista un biglietto aereo, infatti, si pagano anche i diritti aeroportuali, ossia il diritto di imbarco per i servizi a terra e per i controlli di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano, la tariffa ministeriale per i controlli di sicurezza sui bagagli da stiva, l'addizionale comunale del Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali del Ministero dell'Interno, le tasse o i supplementi connessi alla sicurezza, all'assicurazione e ai carburanti.
Dal 2008 alcune tra le più grosse multinazionali mondiali hanno ricevuto concessioni per l'uso e lo sfruttamento delle aree con maggiori giacimenti di carbone nella regione di Tete, a nord del Mozambico. In un contesto come quello mozambichiano, dove la legislazione è debole, il pericolo di frodi e infrazioni ambientali è dietro l'angolo, così come il dilagare di malattie respiratorie dovute al mancato utilizzo di dispositivi di protezione adeguati. Le recenti rivolte verificatesi in alcuni villaggi della regione sono risultato della precarietà a cui sono costrette intere famiglie che un tempo vivevano nelle aree oggi occupate dalle miniere e che sono state obbligate a trasferirsi in aree senza energia elettrica e accesso all'acqua potabile. Grazie al tuo aiuto, donando il 5 per 1000 a ISCOS, possiamo realizzare formazioni sulla sicurezza e la salute, campagne di sensibilizzazione sull'ambiente e rafforzare i sindacati locali per poter rappresentare e difendere gli interessi dei lavoratori. Solidarietà ISCOS, solidarietà al lavoro. Spazi occupati, settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. A Ferrara, importante azienda cerca montatore elettromeccanico, si richiede esperienza nel settore montaggio impianti agroindustriali e o impianti automatici di confezionamento simili, disponibilità per trasferti Italia ed estero. A Bologna, azienda operante nel settore metalmeccanico cerca un manutentore presso Fusione, si richiede diploma o qualifica in ambito meccanico, conoscenza degli impianti Italpress e robotica ABB, esperienze di almeno 3 anni di manutenzione meccanica, disponibilità ai turni. A Reggio Emilia, azienda metalmeccanica cerca addetto al controllo qualità, si richiede diploma tecnico, settore meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico. A Ravenna, azienda cerca capoturno settore alimentare, si richiede esperienze in mansioni analoghe con competenze nel controllo dei processi produttivi rispetto degli standard operativi di qualità e sicurezza. A Piacenza, azienda operante nel settore chimico cerca neolaureato, si richiede laurea magistrale in chimica, flessibilità oraria. A Parma, azienda operante nel settore metalmeccanico, cerca impiegato categorie protette. La persona selezionata si occuperà di gestire gli spostamenti dei dipendenti aziendali in trasferta all'estero. Costituisce perciò requisito fondamentale la perfetta conoscenza di inglese e francese. A Forlì, vetreria del comprensorio forlivese, cerca operaio. Si richiede precedente esperienza su macchinari automatici, preferibilmente del settore vetreria, con conoscenze di AutoCAD, automuniti, età entro 29 anni. A Ferrara, importante azienda, cerca tornitore CNC. È richiesta esperienza nell'uso di torni a CNC, disponibilità immediata. A Correggio di Reggio Emilia, azienda del settore spedizioni, cerca direttore commerciale export. Si richiede conoscenze della lingua inglese, francese e tedesco, precedente esperienza nella mansione nel settore logistica, spedizioni, trasporti. A Bologna, azienda del settore dei servizi, cerca un addetto installazione e manutenzione apparecchi per l'igiene. Si richiede diploma di scuola superiore, patente, esperienza di un anno in ruolo analogo come magazziniere o addetto alle consegne. A Ravenna, importante azienda operante nel settore alimentare, cerca operare linee di produzione. Si richiede pregressa esperienza presso stabilimenti produttivi, disponibilità a lavorare su turni festivi e notturni compresi. A Piacenza, azienda operante nel settore metalmeccanico, cerca saldatore a TIG. Si richiede precedente esperienza maturata in analoga mansione, capacità di lettura del disegno meccanico. A Parma, studio di progettazione, cerca disegnatore progettista meccanico, si richiede esperienza nella mansione non inferiore a 5 anni, laurea in ingegneria meccanica o diploma di perito meccanico, conoscenze dei programmi AutoCAD, Inventor, Modeling e Solid Edge. A Forlì, azienda settore metalmeccanico, cerca neolaureato ingegnere meccanico, si richiede ottima conoscenza di AutoCAD 3D, preferibilmente Solid Edge, buona conoscenza della lingua inglese. Comunque maggiori e più dettagliate informazioni su queste ed altre offerte di lavoro le potete trovare sulla pagina Facebook della CISL Emilia Romagna. Spazi occupati,
settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. Il CAF CISL fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza fiscale personalizzata e qualificata, oltre a numerosi servizi connessi al reddito e alle agevolazioni sociali. Nasce nel 1993. Il suo obiettivo è agevolare i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, come un ponte che favorisca la comunicazione tra le due realtà. Ogni anno oltre 3 milioni di persone entrano in una delle nostre sedi con un problema fiscale ed escono con la soluzione giusta. Con oltre 2.000 sedi diffuse su tutto il territorio nazionale, il CAF CISL è una presenza sicura al tuo fianco. In accordo con i valori CISL, al centro del nostro operato ci sono le persone. Diamo grande importanza alla relazione con chi assistiamo. I nostri operatori, professionali e cortesi, sanno come accoglierti, assisterti e seguirti in tutto quello di cui hai bisogno. Innovazione tecnologica e formazione continua ci consentono di essere sempre all'avanguardia e al passo con le novità normative, oltre che di velocizzare i servizi ed elevarne la qualità. Ogni volta che verrai al CAF CISL, scoprirai che la tua fiducia è ben riposta.